La città di Pechino è situata sull'estremità nord-ovest della pianura cinese. Pechino è una città antica, la quale ha una storia di più di 3.000 anni. Fu la capitale di dinastie Liao, Jin, Yuan, Min e Qing. Pechino, insieme a Xian, Nanchino e Luoyang, vengono chiamati quattro grandi antiche capitali della Cina. Con 7 siti di patrimonio culturale mondiale, Pechino è diventata la città che ha il maggior numero dei siti del patrimonio culturale nel mondo. L'Enciclopedia Britannica ha descritto Pechino come una delle città più grandi del mondo ed ha affermato che essa è la composizione più importante nella storia cinese. Negli ultimi 8 secoli, quasi tutti i principali edifici di Pechino hanno un indelebile significato etnico e storico. Ci sono molti monumenti storici in Pechino, tra cui i più famosi sono la Città Proibita, il Tempio del Cielo e il Palazzo d'Estate. Il Centro delle Arti e dello Spettacolo di Tianqiao di Pechino occupa una superficie totale di 75.000 metri quadrati. Il centro è un complesso moderno di teatri, i quali sono composti da un grande teatro di 1.600 posti, un medio da 1.000 posti, un piccolo teatro da 400 posti e un teatro multifunzionale da 300 posti. La sua costruzione è iniziata nel marzo 2012 ed è stato inaugurato il 21 novembre 2015. Il Centro delle Arti di Pechino promuove spettacoli internazionali e quindi ospita anche noi del Piccolo Coro. Ciao amici, ci vediamo alla prossima puntata!